Salve persone, buonasera, io sono Letizia, bentornate a un nuovo video di A Little Nerdshelf, video che oggi riprende la nostra rubrica mensile del Bookish Jukebox. Per chi non lo sapesse, spiegazione veloce: una volta al mese io propongo su Instagram delle storie, anzi una storia, il cui prompt è: Letizia associa dei titoli che ha letto, anche manga, alle canzoni che il pubblico le invia. Pubblico, voi potete appunto mandarmi queste canzoni tramite il box domande che appunto metto in questa storia. Per il video di oggi mi sono arrivate 11 canzoni e devo essere onesta, stavolta è stato un pochino più difficile fare gli accoppiamenti perché molte delle canzoni che mi sono arrivate per me hanno vibes tra loro molto simili, ovvero vibes che io di solito associo in generale a libri urban fantasy. Quindi per me è stato un pochino un dramma cercare per bene delle cose, però alla fine ce l'ho fatta, sono contenta anche degli accoppiamenti, quindi senza ulteriori indugi direi di cominciare con il nostro Bookish Jukebox di marzo. La prima canzone è Valhalla Calling dei Miracle of Sound, appunto vibes molto, non direi dark, non è l'aggettivo corretto, però appunto vibes forti che catturano, che fanno sentire una forte tensione addosso, almeno per quanto mi riguarda. Mi hanno fatto pensare subito a Unbreakable di Kami Garcia, che è il primo libro della serie The Legion, al momento rimasta sospesa perché l'autrice non la sta scrivendo. Ha pubblicato i primi due volumi, entrambi editi in Italia da Mondadori, poi dopo il secondo volume, causa di forza maggiore, ha dovuto portare avanti altri lavori. Questa serie si è arenata e io sto ancora aspettando di sapere come andrà, perché a me questi due libri sono piaciuti un sacco, ma un sacco, aiutatemi a dire quanto. Si parla di cacciatori di demoni, principalmente proprio demoni a livello, non dico horror, ma che sfocia ampiamente nel paranormale forte. Direi che appunto le vibes date da Unbreakable matchano le vibes date da la canzone. Stessa cosa vale per la seconda canzone, ovvero White Rabbit degli Egypt Central. Penso sia una band, scusate, non sono documentata. A questa invece, proprio per gli stessi motivi di prima, ho unito il secondo volume della serie The Legion, che è Unmarked di Kami Garcia, proprio per gli stessi identici motivi, stesse vibes, soprattutto perché questa seconda canzone mi ha fatta pensare a atmosfere ancora più cupe, a una storia ancora più cupa, ancora più direi quasi horror, perché io non leggo horror e non lo guardo, non è il mio assolutamente no. Però appunto, come mi sono sentita io durante la lettura di Unmarked, che mi ha fatto alquanto stare molto in tensione sulla sedia o sul letto, dipende dove leggevo, la stessa cosa vale per la canzone, quindi accoppiata molto 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 vincente per i miei gusti. Terza canzone invece è Ignite degli Skillet, a cui mi sono ritrovata a unire la trilogia delle gemme di Kerstin Gere, in particolare Green, che è l'ultimo volume, per il ritmo serrato con cui avvengono gli eventi. Non che in questo caso il ritmo sia una cosa negativa, perché secondo me, io almeno ho un buonissimo ricordo di quella trilogia, e ricordo che questo terzo libro era pieno di cose, di novità, di informazioni, proprio wow, un'infinità di cose. Ecco, questa infinità di cose unita al ritmo bello denso, bello forte, bello serrato con cui le cose avvenivano, da quel che mi ricordo bilanciato da una buona gestione della situazione, la canzone mi ha fatta pensare a questo ritmo serrato, ecco, degli eventi, di tutto. Ecco perché questa associazione ha avuto luogo. Prossima canzone è invece Zombified dei Falling in Reverse. Io qui mi sono ritrovata a ripescare il manga di Blackbird di Kanoko Sakurakoji. Ecco, qui è stato un dramma trovare un titolo adatto per la canzone, perché di nuovo la canzone qui mi dava vibes fortissime da urban fantasy, ma io non sapevo sul serio che cosa metterci, perché comunque ogni canzone mi dà sfumature diverse, quindi ero tipo: ma cosa metto, cosa non metto, da dove pesco, da dove non pesco, cosa faccio, cosa scelgo. Alla fine mi è venuta in mente questa storia, più che altro perché se penso alla storia, a questo manga, questa canzone ce la vedo quasi, non so, molto molto bene come colonna sonora, ecco, soprattutto per il primo terzo, ecco, la prima parte di tre, diciamo, mettiamola così. Sul primo terzo della storia questa canzone ce la vedo proprio come colonna sonora che ci sta,
Ci sta. Più che altro perché usare questa canzone come possibile colonna sonora dà un'ulteriore sfumatura in più alla storia, che è vero che è un manga shoujo alla fine dei conti, quindi principalmente per ragazze, però è un manga, secondo me, più va avanti più diventa lievemente cupo, soprattutto quando si arriva a capire la posizione a un certo punto della protagonista. Non dico altro per non fare spoiler, però questo è. E appunto capire questa posizione, personalmente, ma almeno per quanto mi riguarda, ha reso il manga un pochino più cupo. Non troppo, in realtà, non troppo. Non ai livelli, ecco, di Vampire Knight o di addirittura Uragi. No, sono proprio storie diverse. Cioè anche toni diversi, ecco, soprattutto. Prossima canzone è invece Crimson Skies dei Black Veil Brides. E appena ho visto Black Veil Brides quasi ho fatto un salto sulla sedia, perché come band mi piacciono molto. Non sono accanitissima, però alcune canzoni loro per me sono delle chicche, quindi yes. A questa canzone io mi sono ritrovata a unire il primo libro di Fallen di Lauren Kate, quindi il primo libro della tetralogia omonima. Più che altro perché mi ha fatto quasi ridere la cosa, perché questa canzone mi ha fatto pensare all'ingresso che la protagonista fa nella nuova scuola, perché di base, per una serie di motivi, la protagonista deve cambiare scuola e si ritrova in una sottospecie di collegio. E quindi questa canzone mi ha fatto subito pensare all'entrata di questa protagonista, che conosce un po' l'ambiente e soprattutto quelli che poi saranno i suoi, tra virgolette, amici. Ecco, mettiamola così. Questa è stata la accoppiata. Prossima canzone, e qui ho tipo pianto la vita, è Walking the Wire degli Imagine Dragons, che è una delle mie preferite degli Imagine Dragons. Io amo quella canzone, è bellissima, quindi appena l'ho vista tipo cose belle, quindi grazie a chi me l'ha mandata, grazie mille. A questa canzone io ho unito Bloodlines di Richelle Mead, che è la serie sequel barra companion di Vampire Academy. Tutta la serie ci metto a questa canzone io, soprattutto per la coppia. Io unisco la canzone alla coppia. Non vi dico chi, non vi dico per come, non vi dico perché, vi dico solo che è una coppia che merita, che ha tutto il mio cuore, a cui voglio tanto bene. Mi ha dato tante gioie quella coppia. La serie in sé un po' meno, cioè sì, gli ho dato 5 stelline, ma non sono le 5 stelline di Vampire Academy. Però, la coppia, mamma mia, bello. A un certo punto la canzone fa "We'll take what comes, take what comes", e questo verso mi ha fatto pensare a cosa succede alla coppia a un certo punto. Mi nascondo in un angolo, promesso, mi nascondo in un angolo, poi torno, però torno. La vita da fangirl, gente, la vita da fangirl è una vita difficile, bene difficile, molto difficile. Prossima canzone è stata invece Savages di Marina, a cui ho unito il primo libro della serie Sangue Blu di Melissa Della Cruz, che è una delle mie serie urban fantasy preferite. La canzone, più che altro, all'inizio non sapevo bene come inquadrarla, poi mi sono andata a leggere il testo mi ha fatto pensare al mondo che il primo libro della serie fa conoscere almeno in parte a chi legge. È un mondo pieno di, diciamo, pieno di veli, ecco, mettiamola così, un mondo pieno di veli. Tolto un velo si apre una porta, tolto un altro velo si apre un altro portone, tolto un velo si apre un castello, tolto un altro velo si apre un mondo. Tutto così, costantemente. A un certo punto la canzone parla di liars, i bugiardi. Con il modo in cui l'ha messo la parola e il pezzo della canzone dove era mi ha subito fatto pensare a questo mondo di Sangue Blu, che io personalmente continuo ad adorare nonostante siano passati anni, ma va bene così. Prossima canzone è invece Battle Symphony dei Linkin Park, che mi ha fatto pensare all'inizio alla storia di personaggi con un passato, insomma, delicato, con un passato che li sta ancora, è ancora sulle loro spalle, con il quale i personaggi di una storia si devono rapportare, insomma, in modo costante. Questa situazione, questa idea mi ha subito fatto pensare a uno dei miei, penso una delle sorprese più belle che abbia mai avuto durante le mie letture, nelle mie letture, ovvero More Than We Can Tell di Brigid Kemmerer, che è il libro
sequel barra companion di Letters to the Lost. Anche quello l'ho letto. Carino, sì, ma mai quanto More Than We Can Tell. Io ricordo che More Than We Can Tell mi ha distrutto il cuore in una maniera indecente. Io sono arrivata alla fine lettura, sentivo il cuore andare letteralmente in pezzettini piccoli, e questi pezzettini diventare ancora più piccoli e disintegrarsi. Va bene così, va benissimo così. Sono qui per questo, sono questi i tipi di storie che io voglio leggere. Appunto, storia che presenta personaggi che hanno un passato, soprattutto uno, un passato molto delicato, molto delicato. E quindi la canzone mi ha fatto venire in mente questi personaggi, in particolare il personaggio, questo personaggio di cui sto parlando. E ora voglio tornare a piangere di nuovo in un angolo. Perché questo video sta diventando un fanghirlamento costante invece che qualcosa di serio, relativamente serio? Perché? Perché? Prossima canzone è invece In My Remains dei Linkin Park, che mi ha fatta pensare a qualcosa di grandioso e che mi ha subito portata all'ultimo volume della serie fantasy, Epic Fantasy, High Fantasy, Terra Mare di Ursula Le Guin. Ultimo volume, che si chiama I Venti di Terra Mare. In particolare questa, diciamo, vibes di qualcosa di grandioso mi ha portato a pensare a un elemento chiave del mondo creato dall'autrice, elemento che viene fuori solo nell'ultimo libro, e per me quell'elemento, io tutte le volte che ci penso resto letteralmente a bocca aperta, perché dico sì, caspita, sì, ancora sì, è questo, va bene, è così che si fa. È un elemento di per sé minuscolo, ma che dà alla serie, secondo me, una dimensione immensa, proprio all'interno della serie, da al mondo, ai personaggi, alle cose, tutto un altro, secondo me, tutto un altro, non dico stampo, ma quasi. Tutta un'altra veste. E io amo Terra Mare, per favore, recuperatelo, per favore. Cosa fate ancora qua? Leggete Terra Mare, please. Prossima canzone è invece Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. In questo caso, la canzone mi ha sì fatta pensare un po' come una prima a una storia dal ritmo serrato, ma mi ha anche soprattutto portata a pensare a una storia dove c'è azione, dove si parla di azione, dove si parla di personaggi che effettivamente si muovono tanto per tutta una serie di motivi. E questa cosa mi ha subito fatto pensare a Moon Cold di Patricia Briggs, il primo effettivo volume della serie su Mercedes Thompson, che è parte del Mercyverse. Probabilmente l'ho già menzionato in un altro video, già non me lo ricordo più, perché alla fine di Urban Fantasy non ne ho letti tantissimi, e quindi sì, appunto, ritmo serrato mi ha portata a questa storia qua, soprattutto all'azione che c'è e al fatto che, mentre il libro è, almeno per quanto mi riguarda, pieno di cose, più che altro l'ho sentito pieno di informazioni sul mondo in cui tutto si va a svolgere, un mondo che ha le sue regole, che personalmente a me piace perché c'è un insieme di roba e mi sono una persona contenta e va bene così, ecco. Ultima canzone invece è L'Amour Toujours, che mi ha portata a pensare all'inizio di una storia romance particolarmente spicy. Cioè, questa è stata l'idea generale, le vibes che ho ricevuto dalla canzone. E allora, come romance, spulciando un po' tra le vecchie letture, sono andata a ripescare Il Contratto di Elle Kennedy, primo della serie Off Campus, The Campus in italiano. Libro che non mi è particolarmente piaciuto, nel senso decente, l'ho trovato decente, piacevole fino a un certo punto, ma non buonissimissimissimo. Ecco, la storia migliora nel corso degli altri libri, ecco, la serie migliora e anche il modo che l'autrice ha di narrare le storie migliora nei libri successivi. Quindi, però, ci sta, ecco, diciamo che la canzone mi ha fatta pensare a quelle storie che quasi fin dall'inizio promettono elementi un po' piccanti. Il Contratto mi ha dato elementi piccanti e here I am a parlarvene. Detto questo, cari mie belle persone, stasera il video finisce qui. Spero che, a parte i miei scleri, le accoppiate vi siano piaciute, che vi abbiano fatto scoprire titoli nuovi. Mi piacerebbe sapere
quali titoli avreste unito voi, non lo so, qualunque, anche a una sola canzone di quelle menzionate. Fatevi sentire nei commenti, io vi aspetto. Se il video di oggi vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale qua sotto, così da restare in contatto con i prossimi video che usciranno qui sul canale. Io vi ringrazio davvero tanto per la visione, vi auguro il meglio, lo sapete, vi do appuntamento anche poi al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao ciao!